Il parco dedicato alla memoria dell'ex sindaco Giancarlo Bozzetto è teatro della festa di quartiere Pesceluna, organizzata dal locale comitato per l'ottavo anno. Quest'anno avete fatto le cose davvero in grande. Sì, abbiamo fatto 11 giorni di festa, divisa tra spettacolo, cultura e sociale. E quindi abbiamo voluto più spazio grazie alla disponibilità dei soci e degli amici dell'associazione, siamo riusciti a organizzarla in una certa maniera veramente, veramente molto bella. Ci sono, come accennavi, momenti di riflessione e momenti di divertimento. Esatto, i soliti spettacoli, balli di gruppo, musica leggera, pop, poi ci sono altri spazi che sono sociali dove parliamo della disabilità, delle dipendenze, anche per quanto riguarda la situazione che da tanti anni noi stiamo vivendo su questo territorio Pesceluna, che è la vendita dei terreni. È stata anche allestita una mostra fotografica che ricorda un po' le origini e lo sviluppo del quartiere, vero? Qui abbiamo foto antichissime. Sì, quest'anno è il primo anno che abbiamo preso questa iniziativa, negli anni a venire le miglioreremo ancora. E rappresenta, diciamo, da 40 anni, 45 anni fa ad oggi. Ecco, qui abbiamo delle foto che sono proprio significative. Sì. Queste sono le più antiche, queste in bianco e nero, poi mano a mano viene sempre verso i giorni nostri. Allora, queste sono scene di vita, adesso andiamo a vedere, questa è molto significativa. Queste due significano moltissimo perché è la demolizione di due case che si trovavano nella zona Shanghai, chiamata così, che adesso ci hanno fatto tutti i villini. E qui siamo arrivati invece ai giorni nostri, quello che è lo sviluppo e soprattutto l'impegno del comitato. Esatto, qui siamo ai giorni nostri, risale all'anno scorso praticamente, e c'è tutta una lavorazione del territorio che abbiamo documentato con fotografie di gente che puliva il nostro territorio volontariato. E basta, fino ad oggi siamo così, vedremo in futuro. Alla festa di quest'anno anche momenti culturali importanti, vero? Sì, momenti importanti che sono stati proprio voluti da me, da Maddalena, proprio per alzare un po' il trend di questa festa di quartiere, perché un quartiere cresce, si sviluppa e con lo sviluppo ci sono anche le attività culturali. E abbiamo anche la scuola di fotografia dell'associazione L'Attimo, che anche Pesceluna fa parte, e praticamente ripartono i corsi dal mese di settembre presso la scuola Porto Romano. I corsi sono riconosciuti dal Ministero e diciamo sono iniziati un po' in sordina, ma diciamo che stanno allargandosi a macchia d'olio. E quindi questa cosa a noi di, appunto, di dare uno spazio anche a questo discorso qui, noi ci è sembrato anche molto giusto. Fra le finestre culturali anche la presentazione del libro Petali di sabbia. Sì, è un libro di aforismi che ho creato, io sono scritto di solito dei romanzi, sono romanziere, diciamo, uno scrittore, e ho scritto degli aforismi per creare un presupposto per fare beneficenza sia alla San Raffaele, alla Fondazione Silvana Parucci, della famiglia Angelucci per i bambini con sindrome Down, che è il centro stalli di Palermo. Quindi ho creato questo libretto autoprodotto, il cui ricavato andrà in beneficenza per questi due importanti. Come è articolato il volume? Una sorta di raccolta? Sì, una raccolta di 100 aforismi, visto e considerato che sui vari siti internet che io frequento, di cui ho in piedi, ho avuto quasi 5 milioni di cliccate, ho detto perché non fare un libro di aforismi in attesa che esca il mio prossimo romanzo a ottobre, che si chiamerà Ericrea, lo presenterò in novembre a Palermo con il sindaco Lulu Corlando, questo nuovo romanzo in attesa, ho detto per quest'estate, ho creato questi libri di aforismi creando un presupposto per fare beneficenza che non fa mai male in nessun caso. Un po' più di voce nel monitor. Naturalmente nella festa molto attrezzato lo spazio cucina, come siete organizzati e cosa fate? Siamo organizzati che noi veniamo a lavorare la mattina alle 9 perché prepariamo tutta cucina casareccia fatta in casa, come potete vedere i maltagliati sono stati confezionati questo pomeriggio e anche i condimenti sono fatti nella prima serata intorno alle 18, quindi è tutto fresco.
Per la pasta vedo che avete anche altre cose. Abbiamo una quantità di pesce fritto, abbiamo la carne, ovviamente abbiamo due primi perché uno si addice alla carne, contorni di pesce, antipasti di carne per la carne, per il pesce. Quanti siete a lavorare? Saremo una quindicina di persone. Lo spirito con cui partecipate a questi giorni che sono di fatica poi per voi, perché gli altri si divertono e voi lavorate. Sì, vabbè, sono di fatica però perché ci piace, perché dedichiamo, cioè siccome è una festa di quartiere, ovviamente qualcuno si deve pur sacrificare per far riuscire questa festa in una certa maniera, gratis ovviamente, qui nessuno prende soldi, lo facciamo proprio per spirito di amicizia e per quanto riguarda il discorso di un quartiere. Da quanti anni abita in questo quartiere? 47 anni. 47. Com'è questa festa? Bellissima. Cosa ha preso da mangiare? Un fritto e patatine. Cosa significa questa festa per voi residenti? Per noi residenti significa un evento molto importante perché questo è l'ottavo anno che facciamo questa festa. Praticamente questo parco era disastrato, non c'era niente, un terreno disastrato, e noi con il nostro comitato Associazione Pesce Luna l'abbiamo fatto diventare importante, piantato alberi, palme, erba, curato. E luogo di ritrovo grazie a questa festa. Sì, grazie a questa festa noi tutti gli anni facciamo volontariato, gestiamo tutto noi la pulizia e non prendiamo nulla di contributo. Anche tanti ragazzi a questa festa, cosa venite a fare voi giovani, voi ragazzi? Noi giochiamo, lavoriamo anche qui per dare una mano a loro. Vedo che mangiate. E poi mangiamo e poi siamo insieme, ci divertiamo. Ma ti stai divertendo qui? Sì, un mondo. Che cosa hai fatto fino adesso? Ho mangiato e mo vado a giocare. Allora, anche le istituzioni vengono a questa manifestazione. Beh, per noi è un onore e un piacere partecipare a questi eventi fatti dei quartieri, quindi per noi è vita quotidiana, quindi partecipiamo alla vita delle persone in pieno. Cosa si è gustato questa sera? Abbiamo mangiato delle fettuccine, salsicce, patatine, quindi tutta roba ottima. Un'occasione anche per stare con la famiglia, con i conoscenti. Certo, amici, conoscenti, famiglia. È anche una festa della famiglia. Certo, infatti qui tutte le famiglie che stanno. Cosa significa per voi residenti questa festa? Ma è un punto d'incontro, comunque se sta bene la sera, col caldo che fa dentro casa è meglio sta fuori. Però diciamo che è organizzata bene, è più tranquilla, non è la solita festa che devi andare a piedi, tutta la gente in se cammina. Si fa gustare. Allora, tu cosa hai preso da mangiare? Panino con la salsiccia, patatine fritte e la bruschetta con il pomodoro. Io ho preso stasera i martagliati buonissimi fatti a mano dal cuoco Maurizio. Allora, si viene a questa festa per mangiare o per stare insieme? Per stare insieme, per mangiare, per stare con i figli, durante la giornata si lavora, è un momento di raccolta per tutti, sia per la famiglia e per divertirsi un pochino. Anche tu sei di questo quartiere? Sì. Cosa significa per voi ragazzi venire a questa festa? Che rincontriamo tutti gli amici qua la sera. Cosa c'è da fare per voi giovanissimi? Parlare. A mangiare invece? Sì, sempre. Ma tu quanti anni hai? Io 11. 11 anni sei di qui, di questo quartiere? Sì, sì. E da quanto tempo vieni alla festa? Da 6 anni. Allora, che mi dici su questa festa? Beh, che ormai si sta espandendo e sta diventando molto più bella negli ultimi anni. Ma cosa significa ormai per questo quartiere questa festa? Allora, per questo quartiere la festa significa un ritrovarsi, la festa ormai è all'ottava edizione come tu ben sai e accogliamo le persone, diciamo che con questa festa noi accogliamo le persone nuove che vengono ad abitare qui. Noi che siamo del posto ci ritroviamo tutti, quindi è un bel rivedersi, riabbracciarsi, ricordare delle avventure da bambini, perché poi siamo cresciuti tutti insieme, anche con gli altri volontari dell'associazione, siamo un gruppo, è cresciuto insieme qui nel posto, cercando di come associazione anche di portare avanti dei discorsi. Non lo so, sui rifiuti, certo, su oltre che il divertimento anche oltre l'impegno. Che divertimento c'è anche un impegno civico e sociale. Indevi che mi hai parlato.
E nel corso della festa è stata annunciata anche per settembre l'apertura per il quartiere di 3 sportelli, uno per l'antiviolenza, uno per la disabilità e l'altro per il counseling. Da Fiumicino per Canale 10, Alberto Dabbì.